Ciao a tutti da Cagello, ragazzi, come state? Bentornati al mio canale. Allora, un grandissimo pareggio per quanto mi riguarda, preziosissimo, un po' di freddo stasera, molto 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 prezioso. È un pareggio che apprezzo tanto in questa maniera, non a differenza di quello di Salerno, in cui non ho praticamente entrato in campo, neanche un tiro in porta, e non si era creato niente. Qui comunque c'era da stare molto più attenti, una squadra come Pisa, come quello che sta preparando Pippo Inzaghi, veramente una bella squadra a mio modo di vedere. Gli è mancata la precisione finale, devo essere onesto, comunque allora forse i punti meritano qualcosina più di loro. Primo tempo secondo me equilibrati, quindi bravi noi, comunque gestione della palla anche dal basso. Un Bonini per esempio la situazione molto bene, sta facendo molto bene, mi piace. Tutta la rete uguale comunque del Catanzaro sta facendo bene. E per il resto tutti i dirigenzi, insomma, Pittrella ha dovuto lottare, Niemela ha dovuto tornare indietro. Un primo tempo comunque, ripeto, equilibrato. Ci sono avute anche per noi delle occasioni in cui magari potevamo anche fare un tiro in porta concreto. Abbiamo creato qualche calcio d'angolo, qualche cross, ma alla fine c'è stato uno 0-0. Secondo me ha più un rammarico un Pisa, perché effettivamente è andato tanto vicino a colpire proprio la porta o qualche parata dei Pigliacelli, che sì, c'è stata, ma non da diciamo impegnarlo veramente tanto, ecco. Perché effettivamente dei tiri in porta effettivi, scusate il gioco di parole, da parte di Pisa non ne ho visti, quindi comunque hanno provato anche dalla distanza, come vedete anche loro con tanti cross hanno veramente tante soluzioni tattiche. E la loro punta di diamante non è entrata praticamente in campo, l'abbiamo annullata, mi sembra Bonfanti. E ragazzi, va bene, va benissimo. Un pareggio così io lo apprezzo di più, perché comunque abbiamo lottato, abbiamo difeso, abbiamo provato a fare qualcosa, a differenza di altri che effettivamente non si potevano vedere come altre partite. Detto ciò, ho visto qualche lamentela sul discorso Lamantia in panchina, Pittarello no. Forse questa era più una partita da Pittarello, effettivamente. Quando è entrato Lamantia, è entrato comunque in un momento in cui nel secondo tempo il Pisa ha proposto qualcosa di più, e si è visto poco in campo. Però dai, d'altro canto, ripeto, io mi accontento, le prestazioni mi è piaciuta, questa prestazione mi è piaciuta. Abbiamo visto anche un Dembasek provato punta, perché no? Qualche soluzione nuova va comunque provata, perché comunque se ci va a mancare un Niemello, una soluzione va trovata. Non mi è piaciuto Cassandro, non mi piace attualmente questo giocatore, magari mi smentirà, spero di sì. Specialmente nell'ultima azione in cui ha dato un pallone, l'ha passata direttamente all'avversario, e Pompei ha dovuto spendere il cartellino rosso perché era una brutta ripartenza. Quindi, ragazzi, paradossalmente Pompei di rosso, ma gli do grande intelligenza tattica, perché ha fermato un'azione di potenziale, a questo punto sconfitta. Fallo di mano di Bonini non c'era, quantomeno tocca, ma è assolutamente attaccata al corpo, quindi non è calcio di rigore. Che altro da dire? Io niente. Questa è la seconda partita della terza, delle tre in programma in una settimana. Siamo già a 4 punti. Io avevo pronosticato per noi su 9 punti almeno 6, quindi la vittoria con Sutil è arrivata. È arrivato un pareggio contro il Pisa, contro questo Pisa, il che non è affatto male. E sinceramente, in casa con Frosinone, in situazione, in condizioni in cui è, sinceramente, dei 3 punti non me li toglierebbe nessuno. Allora, io, ditemi come si sbaglia, perché io non ho più visto poi gli altri risultati. Credo che abbiamo vinto soltanto i cucciolotti spelacchiati in questa giornata di campionato, gli altri tutti pareggi, è un campionato un po' ambiguo, devo dirvi la verità, perché io pensavo che all'inizio campionato si già delineavano
delle situazioni. Io quando leggo tuttora la formazione della Sampdoria che ha pareggiato, io mi immagino, me la immaginavo seconda, prima ci mettevo Sassuolo, scusate, il Sassuolo, e invece anch'esso ha pareggiato. Pisa ora ha pareggiato, la Sampdoria ancora deve trovare la sua identità e ha anche già cambiato allenatore. Anche l'allenatore. Comunque, da parte nostra, effettivamente ora abbiamo l'idea chiara sul modulo, quindi 3-5-2, come ho detto nello scorso video, ossatura di questi giocatori è quello lì. Si voleva improntare sul 4-2-3-1, ma evidentemente non si può fare, non è così. E con questo modo esprimiamo meglio il nostro gioco, il nostro stare in campo. Comunque, quante sono? 2 vittorie, 7 sconfitte, 7 pareggi e 2 sconfitte. Nell'insieme va bene. Sì, manca la vittoria in trasferta, però dai, se vinciamo, ripeto, contro il Frosinone, comunque zona playoff, magari andiamo sulla parte sinistra della classifica. Si può anche ragionare con più tranquillità anche nelle prossime partite, poi ovviamente prepararle meglio, perché ora giustamente è effettivamente difficile preparare una partita in cui abbiamo giocato domenica. C'è lunedì e martedì, devi fare il viaggio a trasferta, quindi prendi l'aereo per venire a Pisa, torni a casa e devi comunque preparare subito per quella prossima, che è sempre domenica, e alle 15. Scrivetelo nei commenti perché non me lo ricordo. Detto ciò, va bene così, ragazzi. Io sono contento di questo pareggio, giusto, giustissimi, bravo Pompetti, bravi alcuni dei nostri. Piacelli sempre attento nel fare tutto. Abbiamo anche comunque subito del pressing del Pisa, e comunque Palatella abbiamo gestita, non abbiamo buttato palloni, e di questo sono contento. Io voglio vedere questo, che ci proviamo, che si poteva anche perdere oggi, perché ci sta anche perdere, però. L'idea di provarci, di essere concreti, passaggi giusti, è quello che voglio. Perché se facciamo come le vecchie partite, lanci lunghi, sappiamo di per certo che al 90% tu butti palloni in una partita, regali i primi tempi come è successo nelle scorse partite. Invece così no, un primo tempo buono, tosto, equilibrato, con la testa dentro e la mente dentro la partita. Secondo tempo ci sta a concedere a casa loro la parte centrale, appunto, del secondo tempo. Poi loro magari è venuta anche un po' di stanchezza. Noi nel secondo siamo un pochino rientrati in partita, e con le giuste situazioni si poteva anche segnare un gol. Però, ripeto, va bene così. Like, condivisione, commentate, venite, iscrivetevi al canale, manca pochissimo, 700, fatemi questo regalo. Commentate, condividete. Forza Aquile, Forza Catanzaro, non mi ricordo più. Ciao ragazzi.